genere fanno cose diverse ed hanno bisogno comunque di uno che guida. Sono d'accordo che in fondo la colpa è di un altro, magari è di quello che guida, magari è di Giuda. Ciao ciao, buona fortuna, che non ti basta la bocca del lupo col culo di balena. Per fare pace col mondo ci vuole un palo nella schiena, per mettere in fila il pranzo di giorno e poi la sera viene cena. Buona fortuna. La 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 la. Tutto cominciò il 21 gennaio del 1921, a Livorno, quando un gruppo di persone lasciò il Teatro Goldoni, dove si stava svolgendo il congresso dei socialisti, per fondare il Partito Comunista d'Italia. A quell'epoca Vezzo non era ancora nato, il bar sì. I signori Bradde l'avevano acquistato nel 1904, quando era ancora una latteria. Ignari di come l'avrebbe trasformato molti anni dopo Vezio Bagazzini. Classe 1942, romano di Trastevere, tifoso della Roma e appassionato di bel canto. Forza Roma, forza Roma, è per te sto motivetto. Forza Roma, forza Roma, che vincevo lo scudetto. E quest'anno è con la Roma trento a cuore, lo scudetto tricolore, noi andiamo a conquistare, lo scudetto tricolore, noi andiamo a conquistare. Ma soprattutto militante del PC, fornitore ufficiale di caffè, cappuccini e cornetti del Bottegone, il quartier generale del Partito Comunista Italiano, che era giusto lì, dietro l'angolo. Io faccio parte di quella generazione che il fascismo l'ha conosciuto soltanto leggendo i libri di scuola, che nel 76, mentre il PC raccoglieva il massimo dei voti alle elezioni politiche, l'unico voto che conosceva era un numero scritto sulla pagella. Per cui l'autunno caldo dell'80 non era stato nient'altro che un'estate più lunga del solito. Quella generazione che di movimenti ha fatto solo la pantera e che ha cominciato a votare quando il blocco sovietico si sgretolava e il Partito dei Lavoratori cambiava nome. Eppure, essere di sinistra mi è sembrata la cosa più naturale del mondo, come se non si potesse essere altro nella vita. La trionferà, per viva il comunismo, per la libertà, avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa, avanti popolo. Io appartengo a quella parte della mia generazione che si è messa ad aspettare il sol dell'avvenire, anche se non è mai sorto. Oppure il cielo era così coperto che non ce ne siamo accorti. È per questo che quando ho saputo che Vezio aveva ricevuto un'ordinanza di sfratto e che stava per chiudere il suo bar, mi è sembrato che mi stessero portando via l'album delle foto di famiglia. Quegli album che si aprono di rado, ma è bello sapere che ci sono. Era questo per me, il bar di Via dei Delfini. Per me, perlomeno, un porto, nel senso di un posto dove sentirsi sicuro e dove si trovano gente a cui si vuole bene. Ecco, questo era il bar di Vezio. Vezio era il simbolo, proprio l'immagine plastica di tutte le anime del Partito Comunista Italiano. Di poter parlare in un salotto non buono di questa città,
un salotto popolare. C'erano qui tre bar, quattro bar, però Vezzo era Vezzo e ci servivamo da lui per le segreterie, per la direzione, per le nostre colazioni. Poi l'hanno sfrattato, ma noi ci siamo battuti per difenderlo, ora un altro spazio, un altro locale, rimane il bar dei nostri sentimenti politici. Come un ufficio, come c'era l'ufficio della propaganda, l'ufficio dell'organizzazione, poi c'erano i caffè. Il caffè di Vezzo era, faceva parte della struttura del comunismo italiano, direi, una parte organica. Vezzo era un grande del cappuccino, te lo sapeva far prendere ridendo. Ogni tanto ti tirava anche qualche schiaffone perché è una vera anima libera, figlio del popolo romano, e quindi si andava anche per ascoltare. Era anche una sana frustata di umiltà andare da Vezzo. Era talmente comunista e convinto di essere comunista e orgoglioso di essere comunista, per cui si sentiva autorizzato a dire tutto quello che pensava. Politicamente Vezzo è in uno stato eretistico permanente, cioè lui parte dal contestare qualsiasi decisione presa dal partito, qualsiasi decisione presa di suoi unici riferimenti, insomma, è chiaro, sono Togliatti e Stalin. Lui è stato un oppositore fiero della svolta, forse perché temeva di dover togliere alcuni di quei simboli pittoreschi. Immagino che Vezzo mi guardasse come un, come posso dire, come un esponente transgenico di una sinistra che non era quella da cui nasceva lui. È stato un punto di riferimento per molti di noi, classico quando c'erano le manifestazioni in centro, si passava da Vezzo. E poi si veniva anche a Rinascita, cioè era tutto un mondo. Chi è Vezzo per me, che vengo da lontano, è uno come gli altri. Era l'umore anche di Bottega Oscura, si sapeva tutto da Vezzo, era la radio di Bottega Oscura. E sì, insomma, si passava qui la pausa, l'ora del pranzo a chiacchierare. Una cosa straordinaria che mi riporta un pochino all'atmosfera di provincia, e l'avevo ritrovata nel cuore della metropoli, insomma. Solo qua, in tutta Roma, forse in tutta Italia, era possibile un miracolo del genere. Perché è stato un miracolo il bar di Vezzo? Perché, tutto sommato, è al centro di 6 o 7 realtà politiche, religiose, culturali, irripetibili. Se si guarda, diciamo, verso il tramonto, verso Ponente, si vede la piazza da cui gli ebrei entravano e uscivano dal ghetto. Se si prosegue sulla sinistra di via dei Polacchi c'è via Margana, da lì si arriva a piazza Venezia, al balcone del Duce. La cosa più importante del bar di Vezzo, ovviamente, è il fatto che questi muri qua erano i muri del bottegone, delle botteghe oscure. Questa era la sede di Rinascita. Ecco, bar di Vezzo era il bar delle botteghe oscure, anzi era il retrobottega delle botteghe oscure. Ma Vezzo non ha chiuso, ha solo cambiato sede. E questa è la storia del suo trasloco. Chiunque ha ricevuto sopra il viso una carezza troppo forte da Dio, adesso non si muove, o forse appena dietro a un ciao, angolo buongiorno. È strada, gira ciao, non ciao, scusa. Ci parla più. La colpa non è sua ma è della mano che non sa conoscere la forza che ci vuole per toccare un viso senza procurare i danni che farebbe la follia di un camion. Quando l'ho conosciuto io, Vezzo combatteva già da un paio d'anni con il morbo di Parkinson. Non l'ho mai visto né sentito lamentarsi. Ogni mattina, alle 6, è sempre lì ad aprire la sua bottega. Si usassi l'alluvione del 43. Come se io per dare l'acqua ai pesci rossi usassi l'alluvione scesa nel 43. Thank you.
sento sopra il viso una carezza troppo forte, forte. Adesso non si muove o forse appena dietro a un angolo e per strada gira, 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 non ci parla più. Sì. Non è uscita qua così facciamo prima. Salve. Io venivo qui perché aspettavo mio marito, all'epoca eravamo fidanzati, che era in caserma a Piazza Campitelli. Venivo qui e aspettavo ore e ore che uscissero tutti questi ragazzi, tra cui il mio ragazzo di allora. E così è nata l'amicizia con Vezio, che è diventata sempre più forte. Poi, quando ho deciso di sposarmi, mio marito ha voluto lui come testimone, soltanto lui. Il bello è che noi ci siamo sposati di lunedì pomeriggio. E Vezio ha pensato bene di venire con una giacca invernale in broccatello amaranto e bianca. È scappato su in Campidoglio, ha messo la firma, ci ha baciati e ha detto ciao, devo tornare a lavorare. E non è venuto neanche alla cena. Vezio è una persona molto agguerrita, molto. Mi ricordo ancora una battuta che lui faceva a quel tempo. In questo bar non entrano né fascisti né laziali. Che era una cosa che io amavo tantissimo come frase. E ecco perché adesso, quando vedo le persone che entrano qui, si guardano attorno all'improvviso e dicono è finito un pezzo di vita. È vero che... Quando... Qualche mese fa mi chiese se ero disposta ad aiutarlo ad affrontare con lui questa nuova pagina di vita. Anzi, disse una cosa molto importante. Mi disse, se te la senti di fare insieme a me, non gli invalidi civili, ma di iniziare un nuovo percorso, una nuova cosa in cui ci vuole un po' di coraggio, un po' di simpatia, un po' di talento, se accetti questa cosa per me sarà un piacere. Io l'ho accettata così su due piedi, senza pensarci assolutamente. È passato qualche mese e non me ne sono assolutamente pentita, anzi. Il tè, non lo devi smuovere, le bustine non le devi smuovere, perché altrimenti il tè non viene di bene. Il segreto nostro del tè che viene buono era la nostra specialità che ci ha insegnato Rino, che conosce il mestiere, perché le bustine vanno lasciate nell'acqua bollente a come... per un... Deve avere proprio il processo di infusione suo, senza... Bravo, la parola che mi ricordo. Se la agitiamo esce subito tutto quello scuro, tutta quella cosa, il tè diventa forte e non sa di niente. Cioè lo zucchero va messo prima. Infatti ho visto, questa è una cosa che assolutamente non avevo mai visto. Cioè va zuccherata prima, va zuccherata l'acqua. Quando l'acqua è zuccherata bene... che è già bollente e zuccherata, vanno messe le bustine dell'infusione lasciate in pancia. Ah, e lasciate proprio riposare così fino a che... E quanto tempo? Il tempo che la mosca mangia il cavallo. Vanno lasciate in pancia. Ah. Questo bar non è solo il posto in cui Vezio ha trascorso quasi 40 anni della sua vita, è anche quello in cui ha conosciuto la sua attuale moglie, Maria. Era il 1994. Per
scorrevo sempre lo stesso tragitto. Mi fermavo però sempre in questo parco, perché ha delle passerelle alla ricotta, deliziose. Mi ero lasciato un po' andare, era come se avessi rinunciato a trovare di nuovo una donna. E quindi ogni giorno mi fermavo a prendere questa passerella con il caffè. È stata complice una pasta alla ricotta, sai, è stato poi il nostro, la freccia di Cupido in questo caso è stata una pastarella alla ricotta. E anche romanista, che è importante. Perché... Fammi vedere qualche foto di queste. Sono passate solo 3 settimane. 3 settimane. Ti ricordi che emozione intensa quando Enzo ha suonato con la chitarra comandante Che Guevara? Mi sono resa conto per la prima volta che erano passati 10 anni dal matrimonio e dall'incontro con Vezio. Me ne sono accorta staccando piano piano le foto, scoprendo che sotto quelle foto che avevo scattato io c'erano tante altre cose che neanche conoscevo, perché erano state attaccate prima che io frequentassi assiduamente il bar. Insomma, mi hanno fatto pensare al tempo trascorso, mi hanno fatto riflettere, insomma, anche sulle prospettive future, abbastanza incerte in quel momento, mentre staccavo le foto, e ho provato un po' di dispiacere, sicuramente. We will have to correct our Danish newspaper. Yes. The bar is approximately 100 years old. Yes, because Vezio's father was here. Quando sono venuto qualche giorno fa e ho cominciato a vedere lo smantellamento dei quadri e delle cose storiche, mi ha preso ovviamente un colpo, nel senso che mi ha preso come una fitta allo stomaco. Detto questo, benché io sia profondamente dispiaciuto, penso che la mia vita sinceramente cambierà se continuerò a lavorare qui vicino. Non potrò più venire qui la mattina e il pomeriggio dopo pranzo a prendere il mio caffè e a leggere le mie cose. Però devo anche dire un'altra cosa, che penso che questa cosa, siccome farà molto bene a Vezio, perché finalmente è uscito dall'incubo dello sfratto e può avere un altro posto, sempre storico, dove ricreare tutto questo, sono profondamente contento per lui. Ottimo e abbondante. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, tu? Un po' acciaccato, ma sempre coraggioso. Quando è che passi dall'altra parte? Spero entro la fine di giugno, entro la fine del mese. Dovrebbero cominciare i lavori oggi. E siamo per trasmettere. Ma andate lontano? La parallela di via dei Coronari, dietro Piazza Nona. Quindi via Tondi Nona 36. Oh, I know you speak Nona. Because I enjoy this place because my name is Marx. Shaving. Ok. Ciao. Senti, ciao. Una birretta forse no, una cosa Coca-Cola. Americanata, un'americanata. Bravo, una boccetta del comunque cubano che taglia una botta. Ah, senti, ma com'è la storia? Ti portano via Tondi Nona, poi sì. In genere?
Il Pordenone 37 su interessamento del sindaco. Di Veltroni, sapete questa. Ecco, Vezio. Vezio. Vezio allora, in versione. Il nuovo leader di Cerco. Ti ricordi questo? Vezio Premier. Dai Vezio, di la verità, che discorsi più... a parte che gli scrivi te. Abbiamo fatto un po' la storia del bar, veramente. Allora, io venni ad abitare in questo quartiere, in questa zona nell'89. Aspettavamo una bambina, io e Paola Tiziana, abitavamo a via Tribuna di Campitelli. La bambina poi nacque, si chiamò Ottavia, come il portico che c'era davanti. E scoprimmo questo bar. In realtà lo conoscevamo perché era famoso, però lo scoprimmo bene, cominciamo a frequentarlo quotidianamente, era il posto, era più che un bar, un'emeroteca, si veniva qui a leggere a sbaffo il giornale quotidiano. Comunque l'emeroteca c'è ancora, vedo, quindi l'Unità, sì, sì. Repubblica, di solito c'è Messaggio, di solito c'era anche un giornale di calcio a volte, ecco qua. Capitava la Gazzetta, il Corriere dello Sport, esatto, c'è il Corriere dello Sport. Poi siamo abbonati settimanali. E c'era appunto questo clima molto... fervorato, dovuto al fatto che nell'89 era un anno cruciale per la sinistra italiana, perché il mio vicino di casa, anzi il mio dirimpettaio Achille Occhetto, che abitava anche lui a via Tribuna dei Campitelli, con la Bolognina aveva dato il via al grande dibattito che poi avrebbe portato al cambio del nome, alla nascita del PDS, alla scissione di Rifondazione. Ecco, Vezio era indiavolato, arrabbiatissimo con Occhetto, soffriva come se gli togliessero la pelle di dosso. È cominciato oggi l'ultimo congresso del Partito Comunista. Muore un partito, il PC, ne nasce uno nuovo, il Partito Democratico della Sinistra. Entra in campo un nuovo partito e non solo un nuovo nome. Un partito profondamente diverso rispetto a tutti quelli sorti all'interno della tradizione comunista. L'avremmo mai immaginato, sono cambiate tante cose. Ma non in meglio, sai, questo è un paese che dopo l'omicidio Moro è regredito di, che ne so, 50 anni dopo che è morto Moro, con, in maniera così drammatica e violenta, e Berlinguer di dispiaceri e delle conseguenze di questa scelta della sinistra riformista, migliorista. Peggiorista, oserei dire. La cosa bellina era che queste discussioni sono avvenute naturalmente con la presenza di quelli che erano appena usciti dal comitato centrale, dalla direzione del partito e che passavano di qui, cominciando un po' ogni tanto anche a temere l'idea di dover venire qui a beccarsi la risciacquata di Vezio. E quindi cominciavano anche qualcuno. Un po' di clienti. Cominciava qualcuno a non venire più. Allora io ho detto, compagni. Che più vengono lì perché io ho la fotografia, eccetera. Ho detto, avete mai letto Stalin o avete letto quelli che parlano di Stalin? Cioè no, Stalin non l'ho mai letto, però ho letto quelli che parlano di Stalin. Errore, con due errori. Ma perché lo stalinismo recitato, posso dire, di iperbolico, poetico, di Vezio, era un'altra cosa, era offrire, è tuttora, offrire un'effigie, anche scandalosamente provocatoria, di polemica con la modernità, sì, col proprio tempo, no, sì, no. Con questa epoca satolla di benessere, di cagate, di telefonini, di tatuaggi, di codini e di cose. Io sono stalinista, questo lo capisco, anch'io a volte sono stalinista, quotidianamente sono stalinista un paio d'ore al giorno, credo, quando guardo. No. San Germano. Non è, no, ritrattino nuovo. Com'è? Ti ha fatto una bella. Vuoi ti faccio più capelli? Più. Ce ne faccio quattro. Uno solo qui, due di più, eh. L'altro qua. E altri due qui, uno e due. Ma non la guardo. Tu capelli, no? Vabbè. Proprio dietro il palazzo di Via delle Botteghe Oscure c'è la Via dei Delfini, dove si trova un bar reliquiario di tutti i volti e i simboli della mitologia e della storia comunista. Un breve viaggio attraverso le ansie e i dubbi della periferia comunista può partire anche da questo locale così pieno di suggestioni e dalle parole del suo barista Vezio. Ma secondo me, stando a contatto quotidiano con i dirigenti del partito, non credo che sia colpa loro per questa crisi
che riguarda i nostri voti in questi ultimi anni. I lavoratori forse si comportano in maniera irriconoscente nei confronti del nostro partito, che non riesce a capire quelle che sono attualmente forse le esigenze degli italiani. Però oggi si ride di loro, magari addirittura ci ridiamo noi stessi attraverso le vignette di tango. C'è un'autoironia a volte eccessiva. Dagli a scarica Berlusconi. E quello è l'unico lato positivo, poi non siamo riusciti ad approfittare. Dati del Viminale, centrodestra, altri socialisti, alternativa, buona signora. Europei puniti i governi a cominciare da quelli di Raffarin, Schröder e Blair, monta l'euroscetticismo, astensionismo record. Ma abbiamo perso o abbiamo vinto? Ecco, fammi capire. Testa a testa, ancora no, ci siamo impegnati in altri discorsi, abbiamo perso le viste, cioè non è che cambia molto. Cioè, comunque l'importante è che ha perso lui. Vezio l'ho conosciuto al Tor di Quinto, un impianto sportivo storico per il suo essere comunista. Ogni tanto mi ci fermavo e ci si divertiva tantissimo, perché Vezio poi ama mischiare tutto ciò che fa, fa un cappuccino, parla di politica, allena i portieri e parla di politica. Io credo di aver fatto delle parate eccezionali sotto la sua direzione, perché diceva: Iaco, se pari questa, e ti tirava la palla proprio sotto l'incrocio dei pali, facciamo la rivoluzione in tutto il mondo, la esportiamo. E allora via, giù che si volava, scherzando, insomma. Ma se non approfitti di queste occasioni con Berlusconi in difficoltà, devi solo sperare, come dice qualcuno, che muoia. È mai possibile? No, c'è una vergogna, no? Sono ragazzini che prima sognavo che morisse Andreotti, poi che sognavo che morisse Grazzi, poi sognavo. Cioè, ma non può essere questa, no? Capito? Che è tutta morire. Una cosa pazzesca. Perché questa volta lascia Casini alla presidenza del Consiglio e lui al Quirinale. Pensi che uno di centrodestra non vota a destra, te vota per centro-sinistra. E allora non faremo più politica. E allora devi candidare D'Alema, se vuoi voti a destra. A me mi sembra che il problema non è quello di trovare gente che è ancora più a destra, ma il problema è di trovare un minimo di organizzazione. Visto che abbiamo deciso di fare una campagna elettorale sul governo, non siamo andati in tribunale, tribune politiche a fare i comizi parlando dell'Europa. Siamo andati a dire che il governo andava male, che questi sono i soliti condonisti, che la vita costa più cara. No, allora hai fatto il referendum. Allora, il referendum sul governo ti ha detto che sei un coglione, a te di centrosinistra. E ti ha detto che tu sei un coglione e che Berlusconi è un coglione. Però i numeri sono rimasti da uguali. La lettura tua avevi. E perché la sinistra poi non parla di niente che mi interessa. Allora, perché tutti questi foglietti, coi dati Istat. Ha ragione Jacopo. C'è molta confusione nella sinistra italiana. Ma un tempo c'era un leader che le idee le aveva chiare, sapeva cosa rispondere ai suoi avversari politici e fece fare alla sinistra italiana un gran balzo in avanti. Enrico Berlinguer per il Partito Comunista. Berlinguer non è parlamentare, lo diventerà certamente il 19 maggio perché è uno dei più alti dirigenti del suo partito. E invece ripetete ancora i vecchi schemi. Ma siete voi che difendete la vecchia società. Noi vogliamo una società nuova che abolisca questi privilegi. Noi la creiamo giorno per giorno. E vogliamo una società socialista che corrisponda alle condizioni del nostro paese, che rispetti tutte le libertà sancite nella Costituzione, che sia fondata su una pluralità di partiti, su un concorso di diverse forze sociali. Una società che rispetti tutte le libertà meno una. Quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà tutte le altre distrugge e rende vane. Annuncia il risultato con un breve discorso. Ci sono 3.083.000, 1.109, perciò quasi tutti. E mi pare, compagni, che si debba fare un po' di attenzione, perché a Roma siamo diventati il primo partito, passando dal 26-90% delle regionali del 70 al 34 e 83 di oggi. Sai,
Sai, passando davanti tutti i giorni, pensavo mi facesse l'impressione, cioè emozionare, commuovermi, eccetera. Devo dirti che, forse perché l'androne è sempre lo stesso, non mi fa nessuna emozione. Io sono entrata a novembre del 65, 66 a gennaio abbiamo fatto il congresso, quindi cioè, ho avuto un bel inserimento subito, subito catapultata nel vivo del lavoro. La domenica delle elezioni noi eravamo qui a fare le prove con dati fasulli perché non potevamo metterci più di 40 secondi a fare una scheda, però avevamo la soddisfazione che non so, intorno a mezzanotte il Ministero degli Interni ci chiamava per sapere, conoscere i risultati. I giornalisti erano qui, non erano al Ministero. Queste folle oceaniche sotto, che noi sopra fremevamo perché ovviamente volevamo essere sotto, però dovevamo stare lì a lavorare. E poi una prassi instaurata da Berlinguer, che lui comunque andassero bene o male le elezioni, lui verso mezzanotte, l'una, saliva nel salone per ringraziare tutti, era gioia e festa, abbracci con tutti, Bottega Oscura e strapiena, ma proprio non vedevi la fine. Qui il nostro leader Massimo. Stai smontando tutto l'armamentario. Ma questa ce l'ha data quella che ci ha dato il collezionista delle fotografie. Quella che sta là che c'è da riconoscere, no Maria? Ce lo fai il solito? Guarda Occhetto. Fai del Paperello? Occhetto. Colombi, la Ravera, la Seroni, la Iotti, questo non si capisce chi è. Quale? Questo qua. Quale congresso è questo? Pavolini. Pavolini, questo era sindaco di Venezia, era. No, poi c'è Gabugiani, il sindaco di Firenze. Vedi, Lungo, Amendola, Berlinguer, Cossutta, Lama, Napolitano, Tortovella. Paglietta, quello di Paglietta dovrebbe essere quello toscano. Guarda, guarda la Nil degli Otti. Aiotti, questa era la Seroni. La Seroni. Questo era questa è la Lidera Vera. Perché il cucciolone è il gelato operaio? Primo, per la caratteristica forma a mattone, simbolo della contestazione giovanile studentesca, si lancia come il mattone delle contestazioni. Secondo, perché ha tre colori e quindi è multietnico. Terzo, perché raccontando le barzellette da un lato e dall'altro sviluppa un grandissimo senso dell'umorismo che per definizione è di sinistra. Questa è la mia teoria sul gelato cuccione nata nel 92 e qual è la conferma che arriva nel 2004? Che si lancia il nuovo cucciolone, che non è più a forma di mattone, ma è a forma allungata, e la musica della pubblicità, la colonna sonora, è l'inno sovietico. Il PC ha cambiato nome, leader e casa. Non è più in via Botteghe Oscure, e Vezio non porta più il caffè nei loro uffici. Ma c'è qualcuno del partito che è rimasto affezionato al bar e continua ad andarci. Qualcuno che, mentre il vecchio PC si sgretolava, non si occupava di politica, perché era ancora alla scuola elementare. I ragazzi della sinistra giovanile. Tu gli dici, sono Giorgio, telefono da parte diversa, come se avesse... erano cominciati i lavori. Ok. Sono Giorgio, chiamo dal bar di Vezio. Volevamo sapere se erano cominciati i lavori a Tordinona. Questa mattina sono cominciati? Va bene. Grazie, solo questo.
Ciao. Dice sono cominciati stamattina. Ciao, buona fortuna, che non ti basta la bocca del lupo col culo di balena. Per fare pace col mondo ci vuole un palo nella schiena, per mettere in fila il pranzo di giorno e poi la sera viene cena. Buona fortuna. Fanno cose diverse ed hanno bisogno comunque di uno che guida, che puoi diventare un cavallo in un campo di mimosa, ma se l'amore finisce di colpo torni Giuda. La solitudine in genere fa cose diverse, mangia con tutti ma poi è amica solo del digiuno.